Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul canale Video Prodotti Finiti Beauty di giugno. Non ne ho tantissimi, li ho divisi un pochino per categoria e parto subito dai bagno doccia. Allora, ho terminato questo qua di Yves Rocher alla magnolia e al tè bianco. È un bagno doccia in crema, una crema rosa molto chiara, leggermente fluorescente. Ottimo prodotto, fa tantissima schiuma, profumo delicato, non secca la pelle, anche se dopo aver fatto il bagno un pochino di crema va comunque messa. Però è un prodotto che non dà la sensazione di pelle che tira, veramente ottimo. Ne ho terminati poi due di Bottega Verde, che queste ragazze non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere anche il mese scorso, adesso li butto, se ve li ho già fatti vedere scusatemi, perché li avevo messi in progetto smaltimento. E sono l'iris bianco e i petali di vaniglia. Li ho messi entrambi nel sapone per le mani, per lavar le mani, erano meno di metà entrambi. Sono ottimi, il profumo è ottimo, però sinceramente questo genere di profumazioni da utilizzare in estate non mi piacciono tantissimo. Sono profumazioni un po' più calde che io uso più volentieri in inverno. Però ecco, siccome volevo finire tutte le cose già iniziate che ho per casa, le ho terminati. Tra l'altro tutti i bagno doccia che ho terminato fanno parte del mio progetto smaltimento, che quindi ho concluso per quanto riguarda il bagno doccia. Ho smaltito anche questo di Triderm. Questo è il sapone di Marsiglia, è un boccettone da 500 ml. Fa schiuma quando lava, è un gel trasparente che fa schiuma quando lava, non secca la pelle e appunto per le pelli intolleranti, sensibili, che magari ecco anche quando dobbiamo fare più doccia al giorno, come in questo periodo, un bagno doccia un pochino più delicato, direi che è l'ideale. E poi non ho finito, ma devo andare a buttare quest'altro di Bioniche, sempre di Triderm. Questo qua è un doccia shampoo che era praticamente tutto trasparente come la prima parte che vedete qua. Purtroppo, essendo un prodotto particolare, nel senso per pelle sensibile eccetera, ha assunto una profumazione un po' cattiva, sa molto di plastica e questo colore che mi inquieta un po'. Allora ragazze, non lo voglio usare neanche come sapone per le mani, scadeva in 12 mesi, sicuramente è aperto da molto più tempo, quindi questo lo vado a buttare. Erano tutti in progetto smaltimento questi bagno doccia, quindi io ho concluso il mio progetto e sono molto contenta. Poi per quanto riguarda il bagno, ho usato un pochino anche questo che è il bicarbonato. Quando mi piace fare il bagno, ogni tanto stendermi nell'acqua e non ho oli da mettere eccetera, utilizzo anche il bicarbonato perché voglio qualcosa nell'acqua, insomma, che almeno quando sto un po' a molli relax, il bicarbonato ammorbidisce molto la pelle e me la lascia proprio morbida, me la idrata anche un pochino, quindi mi piace molto. Poi per quanto riguarda l'igiene intima invece ho finito questa qua di Vidal, che ho preso così perché era lì in sconto, delicatezza e protezione, lavanda e acqua di Amamelis, 250 ml di prodotto, non mi è dispiaciuta, niente di che, insomma, niente di spettacolare, ma comunque un buon prodotto che non è andato a bruciare. Io tra l'altro anche di igiene intima ne uso parecchie, da quando poi sono a casa ne uso molto di più perché ho più occasione, insomma, di poter farmi un bidet piuttosto che prima quando ero in ufficio. E niente, comunque buona, se volete provarla ve la consiglio. Poi ho finito la mia magica chili, che adoro soprattutto in questo periodo, la quella verde, formula fresca, che appunto in questo periodo mi piace tanto. All'inizio magari dà un po' fastidio, ma poi quando la si usa da un po' poi è piacevole. E poi ho finito quella di Avon, Simply Delicate. Questa qui era nella formulazione aloe vera e camomilla. Anche queste di Avon mi piacciono molto, sono delicate, sono dei gel sempre trasparenti, non sono cremosi, fresca, buona, delicata, mi piace molto. Poi per quanto riguarda il corpo invece ho finito la mia crema di erbolario che avevo preso l'anno scorso, Carezza profumata all'iris. È una crema fluida
che ha il suo dispenser dosatore, molto molto fluida. Io questa la utilizzo quando faccio magari la doccia al mattino, che poi esco, allora metto la crema, ne voglio una che si assorbe veloce veloce, questa è perfetta. L'Iris mi piace molto, costa un pochino perché vabbè, i prodotti dell'erbolario sono un pochino più cari, 150 ml di prodotto non è tantissimo, però è veramente buono come prodotto perché idrata ma non unge assolutamente la pelle. Poi ho finito il burro al karité di Bottega Verde, il burro per il corpo. Questo l'ho finito mettendolo sui piedi, vi dico la verità, perché ne avevo veramente pochino, ma non volevo tenere lì l'ennesimo barattolo da portarmi per questo inverno. Quindi l'ho utilizzato appunto sui piedi. Mi piace molto, nutre molto bene la pelle, tra l'altro si assorbe anche bene, non è un burro grasso che fa fatica ad assorbirsi anche sulle gambe, però ecco, è esclusivamente per la profumazione, che è sempre una profumazione che a me piace utilizzare più in inverno, adesso amo molto di più le profumazioni fresche. Poi ho usato questo campioncino di crema corpo Fior di Salina di Erbolario, che è uscita da un mesetto circa. Non mi ha fatto impazzire, ragazze, né la profumazione né il prodotto, perché lascia un po' di scia bianca, quindi bisogna star lì un attimino a massaggiarla per farla penetrare. Nutre bene la pelle, però io l'ho messa la sera, al mattino sentivo comunque la pelle tirare. Per me un idratante veramente buono è quell'idratante che metto alla sera, al mattino mi sveglio e se non faccio la doccia non devo avere la necessità di rimettermi una crema. Anche perché, ripeto, in questo periodo non è che ho così piacere di continuare a mettermi addosso creme che poi un po' comunque appiccico e mi do fastidio, insomma. Quindi non lo comprerò sicuramente, dal campioncino non mi viene voglia di comprare il prodotto in formato vendita. Ho finito poi questa crema per le mani, finalmente, perché non è una crema cattiva. Però ce l'avevo lì da un sacco, anche lei volevo finirla, forse ce n'è ancora un pochino, ma non ho voglia di star lì a tagliarlo, ho più voglia di buttarla via. Anche questa ha un buon profumo, è idratante, non appiccica sulle mani, però io dopo un po' che ho in ballo lo stesso prodotto, ragazzi, mi stufo. E quindi niente, la butto via, se ce n'è un pochino vi andare. Poi per i capelli vado a buttare questo shampoo. Questo è più un prodotto che butto più che prodotti finiti. Speed Air di BioPoint, l'avevo trovato in una rivista come regalo. È una confezione da 100 ml, più piccolina della confezione vendita, e serve per far crescere i capelli più velocemente. Però ragazze, me le secca da morire. Io non so se queste sono quelle linee di cui va preso per forza shampoo e crema, perché lo shampoo va magari a rendere il capello molto secco e poi la maschera serve proprio perché il capello l'assorba tanto, insomma. Perché la mia parrucchiera, ero stata una volta da lei, avevo preso una linea alla cheratina, lo shampoo mi seccava parecchio il capello e mi diceva che serve appunto perché se il capello si secca tanto poi assorbe tanto la maschera, che è quella che ha il potere funzionale della cheratina. Scusate se guardo di là ogni tanto, ma ho la finestra aperta, vedo la gente che passa, che un po' guarda, vabbè, come dire, questa con chi parla. Vabbè. Comunque niente, ecco, non mi è piaciuto come prodotto, però dovrebbe forse essere usato bene in combo con la sua maschera. Quindi non so sinceramente cosa dirvi, però siccome non ho intenzione di comprare la maschera e di fare questo tipo di trattamento, vado a buttarlo. Poi ho finito come shampoo due campioni di quello e semi di lino di Bottega Verde, che mi è piaciuto tanto, infatti l'ho comprato, non so se l'avete visto nel mio haul Bottega Verde. E poi ho finito questo bagno doccia solare di Erbolario, invece questo mi è piaciuto tantissimo perché ha una profumazione buonissima, veramente buona buona. Questo, se dovete comprarvi un bagno doccia dopo sole, è un po' costosino perché costa più, insomma, sulle 12 euro se non sbaglio, però è veramente ottimo. Poi ragazze, questo. Allora, il colore per i capelli della Garnier. Premetto che io sono sempre andata dalla parrucchiera a fare il colore, eccetera. Adesso ho deciso, appunto, visto che sono a casa, visto che ho il tempo e che vorrei risparmiare anche su qualcosina, di provare a farlo io, visto che vedo che tante ragazze lo fanno da sole. Allora, queste sono le colorazioni.
Io penso di essere così nella base e così sui colpi di sole che avevo. Solo che adesso, vabbè, li ho già lavati 2 o 3 volte e si sono già rischiariti un pochino. Ma all'inizio mi ha fatta diventare tutta così, cioè mi aveva scurito tantissimo le mie mesh bionde. Allora ero un po' arrabbiata, vi devo dire la verità. Però l'ho fatto settimana scorsa, li ho già lavati 4-5 volte i capelli, quindi adesso stanno riuscendo un po' i miei biondini. Meno male, perché se no, se mi rovina tutto il lavoro del parrucchiere, poi devo riandare lì 3 ore per fare questi colpi di sole, barra chatouche, come si chiamano adesso, insomma, anche no. Però ecco, come prodotto non mi ha seccato i capelli, non mi ha dato problemi, insomma, in questo senso. Non è neanche tanto puzzolente, vi devo dire la verità. Si mette bene con la sua pompettina. Io la prima volta appunto che lo facevo, però ecco, secondo me non rispecchiano molto i colori quello che dicono. Insomma, io vorrei metterlo sul mio capello così com'è e deve fare quello che c'è scritto qua. Invece, così secondo me non è. Poi non so se bisogna fare dei trattamenti specifici, eccetera, ma non credo. Credo che sia un colorante che si mette sui capelli asciutti e punto. Poi i deodoranti ne ho finiti due, i soliti due che penso che vedete abbastanza spesso: il Breeze al tè bianco, che è fantastico, e il Deo Spray Omnia. Questo qui è quello all'aloe vera. Tra i due, allora, la profumazione preferisco il Breeze, ma mi tiene un po' di più questo. Adesso che si incomincia a sudare un po' di più, l'Omnia lo sento più sicuro, diciamo così. Il Breeze mi va via un pochino più veloce, però li comprerò sicuramente ancora entrambi. Poi i miei ometti invece ne ho finito questo qua, Avon Aspire Man, che è un deodorante vaporizzatore di una linea di Avon. Gli è piaciuto perché era fresco, non era il solito profumo da uomo molto amaro. Mi hanno detto appunto, se capita, di ricomprarlo, che va benissimo. Poi ho finito un profumino, un campione, perché io ora che finisco un profumo, ciao. Questo qua è Miss Dior, di Dior, non si vede nulla praticamente. A me sinceramente, ragazze, non è piaciuto. Si chiama Blooming Bouquet, era un profumo molto fiorito, però non lo so, uno dei soliti profumi, secondo me, sentito e risentito, niente di particolare, quindi sicuramente non mi è venuta voglia di andare a comprarlo. Ah, poi un altro profumino, questo qua di Bulgari, che si chiama Omia Pink Sapphire, credo che si legga. Scusate anche tutti i cani che si sentono, ma io abito in mezzo ai cagnolini che li adoro, però quando incominciano ad abbaiare, i padroni non li chiamano, li adoro un po' meno, soprattutto adoro i padroni meno, perché i cagnolini ovviamente non c'entrano niente. Comunque questo qui di Omnia, buono, questo mi è piaciuto, anche questo molto floreale, molto fiorito. Non lo comprerei però perché mi stancava un pochino, vi dico la verità, ma io con i profumi ho un rapporto un po' amore e odio, nel senso che mi stancano molto in fretta. Quindi è difficile che trovo un profumo proprio che mi piace, che lo uso per tanto tempo e che lo finisco. Infatti non vedete quasi mai profumi finiti nei miei video. Poi invece, come generale, l'ultima cosa, ho finito il Blanx. Anche questo è un dentifricio sbiancante non abrasivo che io adoro, però mi sembra che ultimamente è un po' meno efficace. Non vorrei che, avendolo usato per tanto tempo, incomincia a far meno l'effetto sbiancante, che è quello che io desidero di più. A parte la pulizia dei denti, averli sempre belli bianchi. Però sicuramente lo comprerò perché non è abrasivo e mi piace proprio per quello. E poi ho finito il mio filo interdentale preferito, che è questo della Goom, che è quello che quando si passa si sfalda un pochino, perché mi sembra che se c'è qualcosa di impigliato riesce a toglierlo proprio bene. Ecco qua, chiudo un attimo il video perché se no è troppo lungo. Sono tutti i prodotti finiti per quanto riguarda il corpo e poi farò il video per quanto riguarda i prodotti viso e i make-up. Per il momento un bacione e ci vediamo più tardi. Ciao!